per l'FD Salvini. Relatore, parto dall'ultimo intervento. Sì, non solo imprese ma amministratori locali. Diversi dei nostri emendamenti sono stati proposti dai sindaci che abbiamo sul territorio, perché questa è una direttiva che deve guardare sia le imprese ma soprattutto agli amministratori locali, quindi bisogna mettersi nei panni del sindaco, dell'assessore ai lavori pubblici, per capire se questa normativa lo aiuta o gli complica la vita. Quindi noi condividiamo il criterio che non sia solo il prezzo più basso a dover decidere l'aggiudicazione, e quindi il criterio di sostenibilità sociale ci interessa e lo sosteniamo. E questo deve poter lasciare spazio di manovra alle autorità locali e regionali per decidere se e come agevolare la produzione locale e tutelare i diritti e non solo il vantaggio economico. E quindi in alcuni passaggi noi abbiamo chiesto che la sottoscrizione di alcune convenzioni internazionali come quella dell'OIL siano pregiudiziali per poter accedere a questi servizi. Va benissimo anche l'approccio che prevede l'agevolazione della produzione locale. Siamo qua a far politica, non solo a semplificare, anche perché non sempre semplificare significa rendere più efficiente il processo, e quindi dobbiamo poter decidere che in un momento di crisi economica l'Unione Europea aiuti i produttori che producono in Unione Europea. E quindi questo spero che arrivi anche alla fine non come aggravio o impedimento al libero mercato. So che il Presidente Arbour la pensa in maniera diversa, però siamo chiamati anche a fare delle scelte e non solo a fare i contabili, e quindi mi auguro che questa scelta vada avanti. In quest'ottica la suddivisione in lotti è assolutamente auspicabile, perché chiunque frequenti la pubblica amministrazione sa che le piccole e medie imprese, oltre una certa soglia e una certa dimensione, non possono accedere agli appalti, e quindi la suddivisione in lotti, con una limitazione ovviamente, io faccio il consigliere comunale e i tre subappalti mi sembrano più che sufficienti, altrimenti poi si perde completamente il controllo della situazione. Siamo permessi di aggiungere anche alcuni altri passaggi, ne avremo modo di tornarci più avanti, per verificare che poi le direttive vengano applicate. Esempio, la direttiva sui ritardati pagamenti. Lo Stato membro Italia è ancora lontanissimo dall'applicazione della direttiva sui ritardati pagamenti. La Regione Lombardia paga mediamente a 90 giorni, la Regione Calabria a 1500 giorni. Quindi io non so da qui a marzo come lo Stato Italia riuscirà ad applicare questa direttiva, e per questo noi abbiamo inserito un emendamento in cui ci permettiamo di chiedere che gli Stati membri garantiscano la solvibilità delle amministrazioni che aggiudicano appalti. Perché, ripeto, siamo a settembre, entro marzo tutti gli Stati membri dovrebbero recepire la direttiva sui ritardati pagamenti. Non so come le pubbliche amministrazioni in Calabria o in Sicilia passino da 1500 a 60 giorni in 6 mesi. E quindi, dal punto di vista dell'impresa fornitrice di servizi, io pretendo che ci sia solvibilità e rispondimento a quello che è previsto da una precedente direttiva. Ultima cosa, spero di finire entro Natale. Mi auguro che però, vista la delicatezza dell'argomento, la fretta non incida negativamente su alcuni passaggi che sono importanti. Quindi se c'è bisogno di una settimana o di un mese in più, vista la delicatezza della tematica, non penso che i nostri sindaci si arrabbieranno se approfondiremo con una settimana in più di riflessione. Comunque, grazie al relatore perché il lavoro è veramente interessante.